Grazie per la linea, Giorgio. Un saluto a voi in studio. Noi qui ormai alle ultime puntate di questa stagione del Minuto Politico, ancora in compagnia, come di consuetudine, con l'assessore Ciano Contin, leader del Movimento Politico. Molto buio, fermo Ciano. Esatto. Ormai, io non so, mi sto domandando come faremo senza le perle dell'assessore Ciano Contin. Le perle di saggezza, vero? Par più la saggezza di un pirla, comunque va benissimo. Assessore, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi di avermi invitato per l'ennesima volta, caro essere qua ancora. Chiariamo che non l'abbiamo mai invitata, è lei che viene qui da solo, di sua spontanea volontà. Non è un complimento. Comunque, assessore, visto che ormai non abbiamo parlato praticamente di nulla di politica in tutte queste puntate. Mi sembra corretto. Invece no, e a questo punto approfittiamone anche oggi, ci dica ad esempio dove andrà in ferie. Ma in ferie sono indeciso, non saprei neanche dove andare onestamente, perché io non amo stare con mezzo alla confusione, no? Ah, ho capito. Adesso vai in spiaggia, per esempio, c'è un pourparler di gente. Un pourparler. Purpurì. Cos'è? Un purè? Smiziotto. Dica un sacco di gente. Tanta gente. Io non mi cato puito, a parte che se una barzetta, no, del mare, che mi fa molto, fa proprio ridere. Sì, racconti. Tutto che ti racconta. Ormai, se non ha altro di più interessante da dire, no. Ascolta, Petagli. Senti cosa che diceva, cosa che cantava Luca Carboni, che ha perso in spiaggia sua mamma. No. Mare, cantava. Vedi, capì? Mare, è la storia di Putei che ha perso in spiaggia, hanno cata su mare. Ora mare, no, tutti i Putei che si perdono in spiaggia. No, la canzone, tra l'altro, la conosco, ma è diversa. Cioè, non dice del Puteo. Io ero cosa cantavo. Senta, assessore, quindi ritorniamo a noi. Lei dice vuole andare in un posto tranquillo, perché c'è troppa gente, troppa confusione. Sì, beh, soprattutto qual è il problema principale? Ormai immagino la conoscano in tanti, perché non riesce più a stare tranquillo. Questo mi sta dicendo. È un problema di privacy. Noi privacy. Io e la mia famiglia. Scusi, sarà privacy? Qua ispilo. Sì, e allora privacy. Bravissimo. Quindi lei dice che è un problema di privacy, perché la fermano in tanti e la riconoscono. No, per quello, ma tutti che ha problemi di privacy in spiaggia, pensaci, no. Intanto ti arrivi in spiaggia e te ti iscrivi a mattina, ti si bello fresco, pimpante, te ti iscrivi al torneo e fa bocce, calcetto, ping pong, e qui che canta karaoke, mare. No, cantano mare. E ora no, e ti iscrivi a mattina, te che voglia partecipare a tutto. È vero. A pranzo te sfondi di frittura. E al pomeriggio, cos'è ora, giocare gli animatori, poi il microfono, ehi, chiamiamo Ciano Contin, ci sei, vieni a giocare, e mi sa, imponga, sdraio tutto che vaga, con tutta la frittura che ho in corpo, no? Gli animatori, poveretti, mi fanno peccare, dovrei essere come dei pastori, che serve un campo andare in cerca della gente per fare i giughi, no? E ora, se dicono il mio nome, problema di privacy. Questo sì, potrebbe essere un problema di privacy. Però finisce lì, insomma, la privacy, no, credo. No, l'altro problema sono gli anziani. Gli anziani, cioè? Degli ombrelloni da rente al tuo. Da rente? Sì, quelli petati in costa al tuo ombrellone. Vicini. Che gli tocca farsi tutti gli affari tui, no? Ah. E sa tutto di te. Vita, morte, miracoli, ascolta i telefonati, i dialoghi con la moglie, tutto sa. Certo. E conosce di più di te un anziano che non te stesso in tutta la vita, capito? Beh, cos'è anche una cosa bella, insomma. Pensa che l'anno scorso, ieri in ferie sottomarina, con siamo andati via, una signora dell'ombrello di parte, fa, no, come faccio a stare senza, non stai andare a casa? Come faccio a stare senza? Che bello, però un attestato poi anche di me l'ha fatto anche a tenere. Certo, se dai signora ce la farai stesso a stare senza di noi. E ha detto, non intendevo come farmi a stare senza farmi gli affari vostri, ha detto. No, guarda, gli anziani. Vabbè, però dai. E sento dopo cosa che mi ha detto. Succedeva a tempo. Scusami, mi ha detto, quando torni a casa, mi raccomando, se vedo metto mare. Ma non è quella la canzone, assessore. Comunque, dicevamo, vabbè, tolte questi problemi di privacy, non credo ce ne siano altri. E foto? È gente che viene a farsi foto con Mimi, non posso più. Oh, vedi, allora, perché la riconoscono. Perché perché dice, guarda, quello che faccia la mona. E ora vieni tutti a farsi foto, mettersi i social. Beh, come dargli torto. Grazie. Però. Assessore, lei comunque andrà in vacanza, troverà un modo per evitare questi problemi di privacy. Sì, ho già pensato come fare. Ha già anche trovato un luogo? Ho un luogo. Il luogo perfetto, no, dove sono isolato, non c'è confusione, posso stare al fresco e stare sereno e tranquillo con me stesso. Immagino in montagna. No, in ufficio, in comune. Ma per piacere. Non faccio niente, è meglio andare in ferie. Ma per piacere, va bene. Giorgio, a te la linea. Un saluto a tutti voi a casa, da me e l'assessore Ciano Contin. Saluto anche a tutte le vostre. Mare. Ma per... no, non è...